7 febbraio 2021, le notizie di oggi a cura del Corriere di Sciacca.it. Da lunedì prossimo screening per i dipendenti comunali, tranne quelli che operano in smart working. La richiesta è stata inoltrata dal comune all'ASP di Agrigento dopo il caso di coronavirus che ha interessato una dipendente addetta alle pulizie. Intanto, già da stamattina una ventina di dipendenti comunali si sono sottoposti a test approfittando dello screening dedicato al mondo scolastico. Dopo 3 mesi e mezzo di didattica a distanza, lunedì gli studenti delle superiori tornano a scuola. Un clima che sembra quello del primo giorno di scuola, ma che deve continuare a fare i conti con l'emergenza coronavirus. Si riprende al 50% con le turnazioni già previste e comunicate agli studenti. Le scuole avevano già pronto il 7 gennaio i piani per la ripresa dell'attività didattica in presenza al 75% con ingressi scaglionati e incremento dei mezzi pubblici e delle corse, ma le restrizioni ulteriori hanno interrotto questo percorso. Ora si ricomincia sperando in una riduzione dei contagi. Il lavoro di riqualificazione dell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, dove sono pronti i primi 12 posti letto di degenza ordinaria e in via di ultimazione terapia intensiva e subintensiva, è stato oggetto di ulteriore sopralluogo del presidente della Commissione Salute all'ARS, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Nella sua visita è stata accompagnata dal direttore sanitario Salvatore Cascio. Nei giorni scorsi il commissario ASP Mario Zappia aveva dato notizia dei lavori svolti e della situazione in atto. Negli ospedali della provincia di Agrigento è stata completata la prima fase della campagna di vaccinazione. Ora si deve programmare quella riservata agli ultraottantenni, ma non c'è ancora una data certa, anche perché si sta operando in alcune case per anziani. L'assessore regionale alla salute Ruggero Razza ha detto che l'obiettivo è cominciare il 20 febbraio. Il commissario ASP Mario Zappia dice che l'ASP di Agrigento al momento non può definire una data specifica in tal senso, in quanto si attende una nuova fornitura di vaccini per poter programmare. A causa di problemi tecnici all'impianto di compostaggio, il comune di Sciacca ha reso noto che lunedì 8 febbraio sarà sospeso il servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani. Una sospensione che da mesi non si verificava e che ripropone il vecchio e cronico problema di un impianto che non è adeguato ai rifiuti umidi prodotti a Sciacca e nel circondario. E il presidente del comitato di quartiere Stanca Padrone Sovareto, Guglielmo Canino, ha inoltrato richiesta ufficiale al sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, per attivare un dialogo con la dirigenza provinciale di Poste Italiane al fine di collocare uno sportello delle poste nel quartiere Isabella. Canino evidenzia che le zone Isabella, Sant'Antonio e Sovareto contano circa 12.000 residenti che sono in forte disagio quando devono fare riferimento a uffici postali dislocati in zone della città, distanti da quest'area periferica. Per il momento è tutto, mi fermo qui. Gio Prestia, Corriere di Sciacca.it, buon weekend. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp.